Ciao, buon pomeriggio a tutti. Spero mi sentiate bene. Leggo che ci siete, mi fa molto piacere. Mentre aspettiamo che arrivi qualcun altro, qualche altra persona e che arrivi anche il nostro ospite, volevo parlarvi brevemente per chi non mi conosce di chi sono. E poi introdurvi appunto Simone che parlerà tra poco della sua esperienza. Sono Alain, mi definisco diciamo curioso, ciclista e soprattutto viaggiatore. Sono di professione un entusiasta accompagnatore freelance e sono specializzato appunto in tour in bicicletta. E questa passione per la bicicletta e per i viaggi mi ha portato a conoscere parecchie persone, altrettanti che sono anche loro viaggiatori, e ho pensato che in questo periodo in cui dobbiamo stare un po' isolati, era molto sarebbe stato molto piacevole scambiare qualche parola con l'altro viaggiatore che arriva. Ben Ciao a arrivato tutti. Simone, Ciao. ciao. Dicevo che l'idea è nata dalla conoscenza con altri viaggiatori come te, Simone, e da uno scambio che purtroppo non può essere di persona, organizzando una serata insieme, ma bello lo stesso vedersi e quindi siamo già a 10 partecipanti. I Tutti commenti con a la prof... mascherina. a... i... tutti con la mascherina, i commenti arrivano a profusione e quindi se ti va possiamo partire. Io ho Ci sono. preparato qualche domanda per te. Comunque, in sostanza, per riassumere, questa che ci descriverai sarà una tua personale o una serie di personali esperienze di viaggio che hai vissuto o poi mi dirai meglio te che vorrai anche vivere in futuro. E che cosa queste esperienze ti hanno portato. Ma prima di tutto, Simone, per introdurti, vorrei che ci raccontassi qualcosa che ci riveli il tuo carattere un po'. Io principalmente mi piace di più farmi descrivere dagli altri, però direi che mi reputo abbastanza curioso, che diciamo nell'ambito viaggi torna sempre utile, perché comunque se uno non è curioso nel viaggio si annoia. La curiosità è ciò che ti spinge a vedere cosa c'è dietro l'angolo. Quindi abbastanza, diciamo, meravigliato dai dettagli delle cose nuove che si vedono in viaggio e generalmente goloso, che è la cosa che a me, diciamo, da caratterizza più i miei viaggi, perché comunque l'aspetto culinario è una parte molto forte dei miei viaggi, quindi comunque la curiosità abbinata alla golosità e si viaggia per mangiare, principalmente quello. Assolutamente. Il Quindi carattere. potremmo dire che viaggiare per te significa anche mangiare, mangiare bene. E se vuoi dirci qualcosa di più su come vivi questo discorso di viaggiare in viaggio. Per me la parte della mia passione è stato il mio lavoro per un bel po' di tempo. Per me il viaggiare è la cosa più importante, appunto, è conoscere i cibi locali. E secondo me il modo migliore per conoscere la cultura di un posto è quello di conoscerne i piatti. Ci pensiamo, il culinario, nutrirsi del popolo è la principale cosa.
ognuno si deve nutrire, ogni popolo si deve nutrire. Alla fine, secondo me, attraverso i piatti possiamo avere una lettura di quello che è la storia e la cultura di un popolo. Alla fine, essendo la cosa principale, vediamo come tutte le altre cose, bene o male, siano relativi a quello. Quindi anche, non so, cose molto semplici, come, o magari non considerate legate a quell'aspetto, come magari la religione. E vediamo che magari nei popoli musulmani, nella religione musulmana, non c'è il maiale, per il fatto che comunque è un animale che portava a dover usare molta carne, molta acqua, e quindi in un popolo, in una zona in cui ce n'è poca, diventava scomodo. Oppure, appunto, vediamo anche nella nostra cultura, secondo me, come l'aspetto culinario sia molto importante e di come sia un misto della storia. Noi siamo andati un po' dappertutto, quindi ora ci troviamo con il pomodoro, che comunque viene dal Sud America, ci troviamo con altri ortaggi, altri frutti che comunque vengono da ogni parte del mondo, gli impasti, che comunque i primi lievitati vengono dall'Egitto, quindi senza parlare appunto del grano che comunque viene dalla mezza luna fertile, non è nato in Italia. Però andando Assolutamente. un po' dappertutto, e così noi possiamo fare andando in altre parti, scoprire la cultura di un posto da quello che si mangia, la storia. Alla fine. Quindi per me è quello. Incredibile. Per me sì, è una, diciamo, una visione che conosco, ma dal mio punto di vista la conoscevo di più prima che tu ne parlassi in questi termini, per un punto di vista nutrizionale, essendo sportivo. Legato al ciclismo, ma è assolutamente vero, la cultura è rivelata di un luogo, è rivelata dalla cucina, dal cibo. E, prima della prossima domanda, volevo fare un appunto per chi sta partecipando. Siete i benvenuti a fare anche voi domande, assolutamente, vi prego di scriverle. Nella chat, se volete adesso, se volete un po' più tardi, quando Simone ci avrà raccontato un po' di più, perché magari risponderemo già alle vostre domande nel corso della nostra Io chiacchierata. ti ho perso, Len. Ok, Sento dicevo, mi ripeto vagamente la brevemente, voce, dicevo ma che. non... Si vede che tutti stanno usando Instagram in queste ore, come noi, per video in diretta. E accenno brevemente, se avete domande, anche voi da casa, potete assolutamente scrivercele, appuntarle nei commenti, oppure usare il tastino della carta con il punto interrogativo, che è proprio qui al centro, sotto la tastiera. Per inviarci direttamente una domanda che terremo lì e verso la fine, se non è stata ancora risposta, procederemo. Ascolta, Simone, di che viaggio vuoi parlarci oggi? Ti va di raccontarcelo brevemente? Racconterò comunque del viaggio, della mia esperienza più grande, che è stata quella in Nuova Zelanda, dove sono andato, poi mi sono innamorato del posto. Alla fine ci sono rimasto 4 anni, quindi è diventato da viaggio qualcos'altro, però sì, parlerò per lo più, direi che è quella l'esperienza che mi ha colpito di più, di cui parlerò, in Nuova Perfetto. Zelanda. E cosa, diciamo, cosa ti ha spinto, cosa ti ha ispirato a scegliere questo luogo, a partire per quel viaggio in Nuova Zelanda? Io stavo controllando, volevo andare via, stavo in realtà guardando all'Australia per lo più. Poi mi sono messo con una compagna che invece stava per partire per la Nuova Zelanda, e quindi ho aggiunto qualche ora d'aereo, che alla fine comunque, tanto quando te ne fai 30 e ne puoi aggiungere qualcuno in più, e sono andato là. Quindi sì, all'inizio è stato per quello. Poi il posto, avendolo visto
una volta che ci sono andato in vacanza, appunto, in viaggio prima, è stato fantastico e quindi ci sono rimasto poi. Perfetto, vedo anche qualche profilo che non conosco, quindi volevo ricordargli volevo ricordargli che io sono della provincia di Modena, anche se adesso per motivi di studio mi trovo altrove, sempre in Italia, e Simone è originario di Bologna, giusto? Bologna. Quindi diciamo che non è neozelandese e diciamo, non ha scelto sicuramente la Nuova Zelanda. Perché somigliava a casa, probabilmente. No, no, aspetti, aspetti misti dell'Italia, in realtà, però non assomiglia per niente. Perfetto. Ascolta, Simone, vuoi raccontarci un'esperienza particolarmente significativa? So che tu sei stato in Nuova Zelanda molto tempo. Ma Sì. se vuoi raccontare quanto sei stato e un'esperienza tra le tante o un paio di esperienze che ti vengono in mente. Io appunto ci sono stato 4 anni e comunque guardando l'aspetto culinario, una cosa che mi ha fatto molto, che mi ha stupito, diciamo, è stato come la Nuova Zelanda è un paese relativamente nuovo, sebbene la bandiera sia più vecchia di quella italiana, è comunque un paese che non ha delle radici culturali troppo profonde, a differenza del nostro. E questo dal punto di vista culinario è stato particolare perché vedevo comunque la mancanza di certi piatti tradizionali come abbiamo noi, ma di conseguenza un'apertura alla sperimentazione, un'apertura maggiore alla sperimentazione, cioè loro hanno alcuni piatti tipici come possono essere le pie, che sono dei tortini di pasta sfoglia con della carne, principalmente un piatto anglosassone. Quindi la cosa che mi faceva sorridere, soprattutto nell'ambito della panificazione in cui ho lavorato, è che loro sono molto più propensi a noi a sperimentare rispetto a noi a sperimentare. Ed è una cosa particolare, perché comunque venendo dal paese che è famoso per il cibo in tutto il mondo, ti trovi in un posto che non è per niente famoso per il cibo e diciamo che non è che sia proprio l'aspetto più pesante quello della cucina Nuova Zelanda, e ti trovi comunque dei piatti che qua magari non troveresti perché la gente va a storcere il naso, perché non è la rosetta, non è il pane comune, il barilino, e quindi in ambito appunto ma comunque anche in una cucina, anche in cucina, togliendo certi chef comunque nostrani che sono all'avanguardia, generalmente la si tira molto di più a sperimentare. È una cosa che mi aveva appunto colpito in questi anni. E abbiamo una domanda che ti passo al volo da Marinella. Chiede cosa sperimentano nello specifico? Se hai qualche Beh, esempio. nell'ambito magari si va un po' sul linguaggio tecnico, però nell'ambito del pane, tendenzialmente tirano ad avere comunque impasti con lievito madre, che cosa qua non troppo comune, sia perché abbiamo una richiesta di pane maggiore in Italia e il lievito madre implica spazi di stoccaggio per gli impasti, insomma, molto abbondanti, e poi sono impasti diversi, molto più alveolati, con le bolle grandi, come si può dire in gergo Ah, comune, sì. che qua non sono estremamente frequenti. L'esempio massimo potrebbe essere una ciabatta, che è un impasto con molta acqua, ed è bene o male la quantità di acqua che c'è all'interno della ciabatta è bene o male lo standard di molti impasti che si trovano là normalmente, nelle panetterie
po' più fighette, perché c'è il gap tra pane in cassetta comune del discount e invece panetterie più fighette. Quindi sì, quello è stato. Poi mi ricordo un dolce particolare al cioccolato bianco e basilico che fu estremamente. Quando lo vai a leggere nel menu pensi che sia un errore, magari, o non capisci bene. Invece al cioccolato bianco e basilico era buonissimo. Grazie. E quindi per rispondere anche a Sabrina che ha fatto un'altra domanda, il cibo che ti ha colpito di più è quello con cui tu hai lavorato, quindi il pane? No, forse potrebbe essere proprio il piatto più particolare, è stato appunto quel dolce a base di cioccolato bianco e basilico o un raviolo, il piatto alla Paua. La Paua è un mollusco, è l'unico cibo effettivamente tipico solo neozelandese che è un mollusco. Molto grande, le conchiglie sono molto belle, vengono vendute ai turisti perché dentro sono colorate. Ed è un mollusco che sembra un mix tra una cozza e un'ostrica, molto grande. Si mangia anche crudo, si può pescare liberamente col limite di prenderne solo 9 a persona, quindi magari non è neanche sempre facile da trovare. C'era questo ristorante che aveva un raviolo alla Powell che era fantastico, era buonissimo. Ecco che questa risponde anche a Eri Melica che Ciao chiedeva il Erika, sì, piatto neozelandese più buono. sembrava, cioè, è stato quello. E devo dire che molto probabilmente, non mi ricordo esattamente il nome, ma anche io quando andai in Nuova Zelanda fui ospitato a casa di amici e un parente una domenica ci portò Le Paua. queste strane paue che non avevo mai sentito, è stato difficile all'inizio capire cosa fossero, poi devo dire che veramente buone. E no, era diciamo una sorta era in qualche modo fritta. Sì, capito. Cioè, la Non prima so. volta io la sentii da un amico del negozio in cui lavoravo, pescatore. Pescatore, comunque le aveva appena pescate ed era arrivato in negozio, me ne volle far sentire una. Io ero intento con le mani nell'impasto, quindi non avevo modo di prendere. Lui proprio prese questa conchiglia con un coltello, scavò all'interno perché poi dentro è nera, è poco appetibile all'aspetto, e tirò fuori questa parte centrale e la infilò tutta in bocca proprio. Dicendomi di mandarla giù praticamente intera senza masticare, e quindi un po' sì, un po' in stile ostrica che la inghiotti così voracemente. Fu una bella esperienza, però. Che spettacolo, Simone. Ascolta, andiamo un attimo nel tuo mondo lavorativo che era là, se ti va, per una domanda un po' strana. Cosa scandiva il tuo tempo al lavoro? Minuti o momenti? Beh, al lavoro in realtà era un po' come un laboratorio di cucina, come un ristorante qua. Quindi alla fine ti trovi con i momenti più calmi di preparazione e poi i momenti più rapidi in orario tipo di pranzo, dove c'è da sfornare pizze al volo una dietro l'altra. Sì, al lavoro era quello, altrimenti all'inizio, diciamo, nei momenti liberi giravo molto a piedi, guardavo gli alberi che sono diversi, non so se l'avrai notato, essendo stato in Nuova Zelanda, sono particolari e Sì. quindi è una cosa che mi piaceva all'inizio, quando non lavoravo facevo molto, poi al lavoro appunto era un laboratorio di cucina. Beh, molto bello avere il tempo di soffermarsi a guardare, a cercare questi dettagli anche nella natura di un posto C'era diverso. all'inizio c'era più tempo libero, ovviamente, quando comunque era il viaggio e non stare lì a lavorare. Poi dopo
dopo, sì, il lavoro e la routine presero comunque spazio, però mi ricordo che ogni tanto anche andare a vedere certi posti a me ormai già conosciuti, cioè, mi stupiva molto ancora, sentivo ancora la sensazione come se fosse il primo sguardo dato a quella roccia, a quell'albero, a quell'angolo di strada, queste differenze. Quindi sì, diciamo, il tempo era scandito normalmente a trovare ancora emozione su queste differenze. Ecco. Bellissimo, bellissimo. E ascolta, non so se tu già prima a Bologna lavoravi nella panificazione o no, ma c'è un oggetto per caso che ti sei portato da casa in quella terra e che si è rivelato fondamentale per te? Oppure se invece c'è qualcosa che ti sei accorto di aver portato che avresti preferito lasciare a casa? Beh, io ho il difetto che viaggio molto pesante. Generalmente, cioè, il buon viaggiatore viaggia leggero, con poche robe essenziali. Io invece su questo ci sto ancora lavorando, non è il mio forte. E quindi in realtà mi ricordo che all'inizio andai là addirittura con delle cravatte, cose che insomma, chi No, mi serata di conosce, gala, non si sa mai, sì. sì. Usate, qualche volta usate, ma generalmente no, perché diciamo che quelle le metterei non nell'essenziale. Invece le cose che mi sono tornate utili, stupidamente, banalmente parlando, una cosa come il telefono, ormai è ovvio, però uno ci va a mettere i documenti anche quando viaggia, scaricare una, soprattutto all'inizio, scaricare una cartina offline, che è una cosa, te ridi, ovviamente te hai fatto il viaggio in bicicletta, in giro, ti sentirai più a tuo agio magari a perderti, però ad un certo punto piaceva andare in giro e perdermi, ad un certo punto devi tornare indietro. Quando viaggi e non conosci il posto, ti torna utile la cartina offline, scaricata prima. Perché a volte capita che quando ne hai bisogno, altrimenti non ce l'hai. Sì. Sarà capitato te, immagino. Sì, beh, io usavo mappe cartacee e in effetti anche, Quelle rimangono. più di una volta entravo in relazione con le persone lì per farmi aiutare, perché sennò Sì, non ce vai. l'avrei fatta da sola. E riguardo a questo, volevo proprio chiederti, passare alle persone magari che hai incontrato e chiederti se ci sono state persone che per te hanno avuto un valore particolare durante questa esperienza. A me sono piaciute molto le persone in Nuova Zelanda, sono molto più aperte. Una cosa che ho sentito comunque sarà comunque che è un paese nato principalmente da coloni, a parte comunque una piccola parte ancora di Maori presenti, non sono ben distribuiti dappertutto e ho avuto la fortuna di conoscere molto bene vivendoci insieme. Direi che comunque tendono ad avere un'apertura mentale verso comunque la persona diversa, la persona che viene da fuori è molto più positiva rispetto a noi. Cioè, in Italia, anche se non c'è discriminazione, c'è sempre la coscienza del fatto che magari vai a relazionarti con una persona che non è del tuo paese. E là no, io ricordo quello che col tempo divenne, diciamo, il mio più caro amico locale. All'inizio, parlando con lui, delle cose che dovevo fare, parlavo di me stesso come un immigrato, come una persona non del luogo, giustamente, e per noi viene normale pensarlo, no? E lui mi ricordo proprio che mi disse: tu non sei un immigrato, tu sei Simone. E poi dopo sarai altro. Però
prima sei quello, per me fu una cosa molto, a me colpì molto, mi piacerebbe comunque sapere che dappertutto ci possa essere questa apertura mentale, ecco. Là c'è, là io l'ho sentita, poi magari i tempi cambieranno, stanno cambiando anche là, però comunque non ti fanno sentire a disagio, ecco. È una cosa non da poco, se quando sei, non, No, quando non sei nato a assolutamente. terra. Quindi è stato Molto, quello. molto bella questa cosa. Ascolta, torniamo un attimo, perché qui la cucina incuriosisce davvero tanto. Torniamo un attimo alle domande di cucina. Se ti dicessi avventura, la parola avventura, che cibo ti viene in mente? E allora, se mi dicessi proprio avventura, forse non è la Nuova Zelanda che mi ha proposto il cibo più avventuroso, perché comunque c'è un ambiente più normale, più normale per noi, comunque case, città, negozi, quindi alla fine c'è poco di magari di avventuroso in una pasta comprata a pasticceria Wellington. Nonostante in Nuova Invece Zelanda ce ne sia tanta di avventura, scusa se ti interrompo, cioè sì, di natura e di possibilità per vivere l'avventura. quello sì, però a livello di cibo, diciamo che forse la cosa che mi viene immediatamente a pensare è un tè preso al Wadi Rum, nel deserto in Giordania. Ho visto anche tra i partecipanti c'è qualche ex collega di viaggio. Ah, grandissimo. Quello è stato forse la cosa più avventurosa, perché comunque aveva quell'odore, quel sapore particolare. Sei in mezzo al deserto, in una tenda, con i beduini, è l'immagine dell'avventura. Assolutamente. Questo è stato forse il più particolare. E diciamo un po' l'opposto, se ti dicessi invece casa, che cibo ti verrebbe in mente? Ah, beh. Casa Bologna. questa sì, è Bologna, quindi Bologna assolutamente, anche perché non vorrei che ciò che ho detto prima sembrasse una critica alle tradizioni culinarie, che per carità sono fantastiche. E ecco, c'è il ragazzo nei commenti che si ricorda il tè. E Ah quindi sì. sì, il cibo qua, appunto, come dice Famoso. detto, tortellini e lasagne sono quelli di casa. Sono quelli. Certo. Certo. E fatti fuori ho provato e manca sempre qualcosa. È una cosa pazzesca, perché anche fatti da magari chi sa fare, ma un ragù là c'è poco da fare. Non è buono come un ragù fatto qua. No. Quindi quello è il cibo di casa. Ascolta, sono le 18:06, un piccolo appunto per chi si sta collegando adesso. Simone è un ragazzo di Bologna che si sta parlando del suo viaggio, della sua esperienza di vita, più che altro potrei definirla, perché è stata molto ampia, in Nuova Zelanda, in particolare legato al cibo, legato al modo in cui lui vede la cultura, scopre la cultura del paese attraverso il cibo e riguarda soprattutto la panificazione, ma non so, che hai avuto esperienza di implementare, diciamo, ma non solo. Ascolta, abbiamo parlato di tortellini poco fa, quindi il piatto che ti ricorda casa, dove adesso sei, perché come tanti di noi Sono siamo tornato. costretti a casa, no? Sì. E prima ci hai parlato anche di piatti neozelandesi. Allora, secondo te ci sono piatti neozelandesi? Questa è la domanda di Sabrina,
che si potrebbero riprodurre qua in Italia con lo stesso successo che hanno là? Molto interessante. Sì, perché non ce ne sono troppi di tipici. Alla fine uno dei piatti tipici è il lembe, l'agnello, e quindi qua in Italia non va tantissimo, ha comunque un sapore un po' forte, non a tutti piace. Una cosa che io ho sempre in realtà desiderato fare, le ho citate prima, le pie, sono appunto dei, per chi magari prima non ci fosse, Certo. dei tortini, pie vuol dire torta, sono dei tortini salati ricoperti. Di solito la grandezza è variabile, possono andare da 5 bocconi a delle fette impegnative, e quindi si fa questa pasta sfoglia che si va a riempire nel loro fornino, di qualunque cosa. La cosa divertente della paella è che bene o male si può cucire con tutto. I più classici sono in Nuova Zelanda manzo e formaggio, poi c'è il pollo e funghi, uova, manzo e uova, e vai dalle vegetariane, ci sono proprio negozi che le fanno e hanno la lista del menù. Ognuno è diverso, quindi più formaggio, tutti i tipi di carne, ovviamente vegetariani. Quello per me è una cosa che sarebbe divertente da riproporre, perché comunque va a prendere quello che potrebbe essere magari il posto di un panino, proponendo, diciamo, uno spezzatino all'interno. Quindi è un po' più godurioso, magari d'estate è un po' pesante, però d'inverno ha il suo Certo. perché. Sì, mi viene in mente, mi sembrano una sorta di, parlo anche un po' per esperienza, ma una sorta di street food che può sostituire un panino. Ti fermi, lo compri e lo mangi velocemente. Là è proprio, non so se ti è capitato nelle stazioni di servizio, no, perché tu l'hai girata tutta in bici, la Nuova No, no, Zelanda, non tutta, quindi sì. però le vendono anche nelle stazioni di servizio, Ah, sono le più comodo, cattive, take sono le away e proprie, via. sì, sono le più cattive, Immagino. però comunque la proposta è quella. Assolutamente. E questo, con Anche questo rispondiamo anche a Beck, che tu conosci sicuramente perché dice, ciao oh, Simo, ci sono piatti in azienda che cucineresti in Italia, come abbiamo detto, i pie. E c'è. Ti butto lì un'altra domanda da Mattia, eccola. Quando viaggio all'estero sono curioso anch'io di assaggiare i piatti locali, però quando mi trovo davanti a un menù, non so cosa scegliere. Forse un po' per la E lingua, forse un po' per. sì, comunque io ultimamente, da quando adesso la mia intenzione è proprio di fare una serie di viaggi esclusivamente a scopo alimentare. E c'è un sito che m'hanno fatto conoscere, che si chiama Atlas, Vediamo. che è molto comodo. Sì. Perché se uno si volesse fare una cultura del cibo dei paesi che va a visitare, questa pagina chiamata Atlas, c'è anche l'applicazione, ti dà una mappa, ti dà la mappa come Google Maps, apri, c'è una mappa, una volta che vai a zoomare sul paese che ti interessa, ti saltano fuori, i piatti tipici con le rispettive ricette cliccandoci sopra. Quindi questo per me è stato veramente, Ah, non so se bellissimo. ci sia Ti va di Carlotta, me l'ha fatto scrivercelo? conoscere. Non lo so, adesso magari Carlotta, dacci un segnale, scrivici un Non commento so se c'è, però me lo consigliò lei, ci puoi però scrivere qui sotto nei commenti anche tu cosa il nome sì, adesso sì. Allora, e questo io l'ho scoperto da poco, in realtà non ho ancora avuto modo di utilizzarlo, Ah, perfetto. però
Però ci gioco, ci passo del tempo sopra a guardarsi i piatti dei vari paesi. Immagino. Allora, sto Quindi scrivendo. intanto colgo l'occasione per salutare Ombretta, Depa, Virginia, Giorgio, ciao Giorgio, insomma, tante persone che ci seguono. Ascolta, grazie. Atlas, sito per ricette dal mondo. E chissà che a breve non ti troveremo anche con un profilo su Atlas in cui proporrai ricette, allora. Non è, credo che funzioni, non funziona, credo, coi profili dei privati. Lo vedo come non so, un raccoglitore, non so chi inserisca le ricette in realtà. C'è anche una pagina Facebook che seguo e ogni tanto postano delle ricette. Leggendo nei commenti, trovi sempre magari qualcuno locale che dice no, quella ricetta non è davvero così, quello. Credo che ormai che sia un problema che puoi trovare dappertutto, ormai ognuno Assolutamente. fa le cose a modo suo e quindi giustamente. Anche perché sappiamo come noi siamo pignoli, come noi italiani, a Sì, volte siamo pignoli sulle ricette che sì, cambiano magari da famiglia a famiglia, della stessa identica cosa. E quando io quello dico quindi. Alessandra, mia amica pugliese, che le melanzane per la parmigiana non le friggo perché sennò la digerisco domani male griglio, cioè lei, Però quello anche non lo se c'è vai a la dire a un corona, viene a pugliese, casa mia e mi strangola. quello non si dice a un pugliese. Eh no, fa male, fa male. Io quando faccio i tour con i gruppi di clienti stranieri, spesso dico, per esempio riguardo alla cucina bolognese, guardate che se mangiate gli spaghetti con la salsa bolognese, ogni volta che voi le mangiate, un bolognese muore. Sì, Per dare ma ci sono l'idea, tutte. adesso in realtà non è vero, è una burla astronomica, e dopo glielo svelo molto volentieri, perché non ce lo auguriamo sicuramente, però è per dare l'idea della Quelli importanza. si trovano in tutto il mondo, meno che a Bologna. Esatto, Depa deve essere pugliese anche lui perché scrive si friggono, è riferito alle melanzane, credo. qualcuno comincia a avere anche domande perché l'hai accennato sulla Giordania. Ora, però direi che diventa un po' lunga raccontare anche la Giordania qui e quindi probabilmente se c'è l'interesse potremmo rivederci e ci puoi parlare della Giordania. Anche perché mi piacerebbe che questo appuntamento diventasse un po' ricorrente, un po'. E se avete Adesso amici si o se fa. volete proporvi, potete scriverlo nei commenti, scrivermi un messaggio anche in privato più tardi. Dimmi, Simone. No, adesso l'ultima domanda del menù del giro del mondo ideale. È difficile. Dai, la colazione è forse a Parigi, dove i croissant sono dei panetti di burro, che sono sempre. Ah, qui ci Poi, chiede Walking on sì. Blue, ci chiede proprio di farci fare un giretto del mondo così in una proposta di menù. Ah, questa è un'ottima domanda. Beh, si fa una volta perché magari se ne esce affaticati, però io sarei su appunto magari la colazione, il croissant più buono, l'ho mangiato a Parigi, è Quindi stato partendo buonissimo. dalla colazione, Parigi, Sì, e croissant. poi Dove dopo fareste il pranzo? io sono un fanatico degli hamburger, quindi probabilmente un posto in cui non sono ancora andato, però vorrei andare a mangiare. Sono ovviamente gli Stati Uniti, che è la casa degli hamburger, e
Chicago è uno di quei posti che mi ispira particolarmente. C'ho alcuni posti che mi sono segnato, adesso non ci li ho qua, però se mai Non ci ci vuole. andassi, ho alcuni posti che ho già puntato per andare a mangiare. Quindi pranzo a Chicago, probabilmente, con un E poi hamburger e cena, diciamo, merenda e cena o cena. la cena la facciamo a casa, dai, così siamo più vicini. Quindi la cena a casa, che vabbè, bisogna dirlo, si mangia sempre bene, il posto in cui si mangia meglio al mondo, altrimenti insomma risulti nemico della patria, però è Come vero. vedi, sì, come vedi, Marinella, Giulio e Sabrina ci dicono: facci viaggiare, facci volare, facci ingrassare. Però è quello, in effetti è un problema. Le cose più buone sono più grasse. E quindi Che in questo periodo potrebbe essere un po' un problema in più, è un problema in più. Sì. stando prevalentemente a casa. Allora, io tornerei un attimo, bellissimo tutti i dettagli sul cibo, tornerei un Cibo. attimo al viaggio, Vai. in Nuova Zelanda in particolare. Hai qualche aspetto, ti senti cambiato in qualche aspetto o trasformato al ritorno dal viaggio? Perché adesso tu sei di nuovo a Bologna. Ecco, io questo è un aspetto che diciamo non condivido sempre ciò che si dice del viaggio che cambia la persona. Secondo me non è del tutto vero, cioè sicuramente arricchisce, però un viaggio è fatto dalla persona. Sostanzialmente, se uno è stronzo prima del viaggio, è stronzo anche quando torna, a grandi linee. E quindi per me è un aspetto importante che può arricchire la persona, ma che comunque è la persona stessa che fa il viaggio, il viaggiatore che filtra ciò che prende dal viaggio, e di conseguenza ogni esperienza passerà attraverso il carattere già presente nella persona. Quindi diciamo che è un vai, allarghi il tuo bagaglio culturale, ma il bagaglio quello rimane. Non è che torni con un'altra valigia, sempre Certo. quella. E certo, male non fa, non, cioè, male non fa, è sicuramente insomma, è il modo migliore per imparare, per vedere cosa c'è fuori. Devi essere predisposto a farlo. Quindi, a me, l'esperienza in Nuova Zelanda mi ha cambiato parecchio, ma perché comunque è stata un'esperienza di 4 anni, quindi è stata più un'esperienza di vita, più che viaggio in sé. Secondo me nel viaggio in sé, che comunque ha una durata di... Te fai viaggi più lunghi, cosa dici? Un mese è già un viaggio abbondante. Sì, assolutamente. Però, È insomma... più di quello che la maggior parte di noi con lavori normali ha il tempo di Esatto, fare, insomma. stando nella media di 1 o 2 settimane, secondo me non ne torni arricchito, ma se sei tu predisposto a farlo. Certo. Se no, Certo. quindi fatelo per carità, cioè, il più possibile, però sì. Beh, comunque tu hai detto, come tu hai detto, ti arricchisce però in qualche modo il viaggio. Io credo anche che alcuni viaggi, adesso c'è chi fa la differenza tra viaggio e vacanza e tra il tipo di viaggio, eccetera, ma credo che si può anche effettivamente non imparare niente, cioè dipende molto, no, da come uno parte, da con che idee, uno parte con che volontà, no? Perché come in tutto nella vita probabilmente ci vuole volontà di come tu hai fatto scoprire, andare a scoprire dalla natura alla cucina una cultura. Concordi? Sì, comunque da
Leggo Marinella che stronzo è, stronzo rimane. No, Sì, c'è qualcuno che dice di incorniciarla questa frase e metterla magari qui dietro, la mettiamo la prossima volta, la trovate lì dietro. certo, quello che dico è che comunque se tu parti e durante il viaggio approfondisci certe realtà, quando sei partito eri già intento a fare quel tipo di esperienza, che poi appunto la differenza secondo me tra comunque vacanza e viaggio, cioè e non per forza una è meglio dell'altra, certo tu parli di viaggi, quindi di quello parlavo io. Senza appunto Certo. dar colpe a chi preferisce il villaggio turistico. Sì. Ti chiedono il titolo di questo programma. Allora. Esattamente. Gli rispondo, gli mando un messaggino. In effetti no, non ancora perché in questo periodo le idee ci sono, ma sono incanalate verso certe necessità. E quindi se avete suggerimenti di questa rubrica che parla di viaggi e esperienze, possiamo prendere, se nessuno scrive niente, di consigli il nome che la frase che Simone ha detto. Che se uno non è ricco, dentro, già, non è che si possono fare miracoli col viaggio. Questa per dirla in censura, altrimenti se volete scrivere qualche idea molto volentieri. Ascolta, a proposito, diciamo che siamo verso la conclusione, così dopo ti lasciamo anche perché credo tu hai un impasto da portare avanti, non so a che ora. Sì, lo devo controllare perché in realtà si deve vedere a vista adesso. Ti Però da, ti, c'è ancora un po'. sì, quindi ti va di lasciarci con, vabbè, con una penultima domanda. Se hai un consiglio per le persone che vorrebbero intraprendere un percorso simile, diciamo un'esperienza simile come quella che tu hai vissuto in Nuova Zelanda. Beh, forse è una frase banale, però alla fine è il buttarsi, perché per o timidezza o paura, alla fine uno non lo fa. Io ricordo il momento in cui io ho iniziato a dire sì, proprio il classico yes man, quindi a ogni cosa, sì, va bene, va bene, va bene. Perché alla fine, insomma, se hai la scelta di fare un'esperienza o non farla, è sempre meglio farla. Poi, male che vada, torni con una figura di merda, un bel aneddoto da paesi lontani o vicini. Però, comunque, male che vada è quello. Se va male, ti sei perso un'occasione, magari. E mi ricordo, sì, di molti sì, proprio lanciati così, di cui alcuni non mi sono pentito alla fine di nessuno. Cioè, quindi anche quelli che mi hanno portato magari a quei momenti imbarazzanti, mi ricordo, ho iniziato a giocare a softball, che è il baseball, però è più comune là. Con una squadra solo di Maori Sì. che hanno un inglese super slang e non capivo un cazzo. In più io ero Simoni perché la E si pronuncia I, quindi era anche difficile da capire quando si riferivano a me. Ci parlavamo a testi, veramente era. La comunicazione era veramente difficile, però è stato bello. Molto bello. Quindi sì, cioè, però il momento in cui mi è stato chiesto ti va di venire a giocare? Sì! Proprio, quindi. Ed era. E poi sì.
una settimana dopo ero in fondo al campo col coach, mi diceva: Simoni, Simoni, Simoni. qua o più là, e quindi Beh, credo che questo non sia solo un consiglio per un percorso del genere, ma sia proprio un grande consiglio in generale per la propria vita, Simone. Grazie. erano ubriachi. Giulio dice che erano ubriachi. Erano ubriachi, sì, sempre, però Ci vedevano non dopo. era. Quindi Ascolta. Come ultimissima domanda vorrei chiederti, siccome adesso, un accenno ad oggi, siamo a casa, come accidenti stai viaggiando in questo momento? Io dovevo avere un viaggio in realtà in questi giorni, dovevo Ah. tornare in Spagna, proprio dovevo partire il 28, no, il 25, domani, e quindi quello niente, si sta a casa e sinceramente come sto viaggiando adesso, leggendo gli articoli di come la natura si riprende i suoi spazi. Alla fine, secondo me, stiamo a casa, però è la cosa più bella che abbiamo. Quindi, quei sono per me sono estremamente positivi e piacevoli da leggere. Giusto. Delfini nel porto di Genova, un po' in tutto, dappertutto, in tutti i mari d'Italia. Adesso ci sono i delfini, che qua è una cosa assurda, cioè, o almeno porto di Genova. E quindi qua a Bologna, anche un pelo fuori in periferia, si vedono gli animali che ricominciano a girare nei parchi. Quello è quello viaggiare così. Assolutamente. Bellissimo. Bellissimo. Ragazzi, ragazze, se avete qualche altra domanda, stiamo live ancora qualche minuto. Io volevo ringraziare tantissimo Simone per essere stato dei nostri Prego. oggi pomeriggio. Se ti va, la curiosità c'è perché ho letto domande e commenti a riguardo, per prossimamente tornare a parlarci la tua esperienza in Giordania, vedremo insomma anche un po' con i tuoi impegni, visto che sei a casa, ma appena riaprirà un po' la situazione, credo che un viaggetto in Spagna te lo farai volentieri. Spero. Niente, ti ringrazio ancora, ringrazio a tutte voi Grazie a te, Simone. Che avete partecipato, ho visto davvero tante persone e mi ha piacevolmente sorpreso. Vai Simoni, ti ricordo che questo appuntamento vorrei che continuasse, che diventasse un po' ricorrente, quindi cercherei di tenere come data e orario questo, il venerdì pomeriggio dalle 17:30 circa alle 18:30. La prossima settimana incontreremo qualcun altro che non vi posso certo svelare adesso, quindi date un'occhiata alla pagina e alle stories. Nei prossimi giorni scopriremo chi ci sarà la prossima settimana. I ragazzi ti ringraziano. Viva Simoni, Grazie. Giulio. Grandissimo. Bene, Beh. allora vi lasciamo al vostro, ti lasciamo alla panificazione e all'aperitivo, credo sia ora ormai. Sì. No, grazie Ci vediamo la a te. prossima settimana. Bel programma. Alla prossima. Grazie, ciao Simo. A Ciao. presto. Ciao. Ciao, ciao, ciao.